Non tanto distante dal comune di San Martino Canavese, in provincia di Torino, ci sono i resti di un antico castello medievale, un castello quasi del tutto scomparso e dimenticato. Si trovava sopra una collina alta 365 metri, che dominava la piana che degrada verso Ivrea, verso Scarmagno e verso Strambino. Su questa collina in epoca recente sono stati rinvenuti reperti ceramici del Neolitico, dell'età del bronzo, del ferro, mattoni e pietre lavorate di epoca romana e frammenti di ceramica di epoca medievale. Possiamo quindi comprendere quanto l'uomo sia vissuto e si sia difeso contro invasori di popoli stranieri almeno a partire da 5500 anni fa. Secondo la tradizione popolare, le origini del castello sarebbero fatte risalire al re Arduino, che vi avrebbe soggiornato intorno al 1002. Questa fortezza aveva scopi prettamente difensivi e infatti le mura che recingevano il pianoro avevano incorporate alcune torri. Questa è una di quelle. Si trova all'esterno delle mura, nella parte nord. È stata riutilizzata nel passato come piccola casa per le vigne. La costruzione, danneggiata dai vandali, consta di una cantina ancora esistente. Durante questa esplorazione non ho avuto l'opportunità di entrarci, ma vi prometto che in un successivo video avrete la possibilità di vedere il suo interno. Oltre alla cantina c'è anche una stanza al pian terreno con camino e ovviamente una stanza al piano superiore. Infatti era composta da tre piani che erano collegati da una scala interna oggi del tutto scomparsa. Questa torre si trovava all'ingresso del castello, quasi lungo la strada principale, ed ospitava il corpo di guardia. Era alta circa 12 metri. Una costruzione imponente. Al centro del pianoro, nella parte nord di un grande muro, ci sono ancora i resti di una grande torre. Una fotografia di inizio Novecento ci mostra che allora la torre era ancora completa ed era alta circa 12 metri. Molto interessante questa porta di forma ogiva, con rivestimento in cotto. Tutto questo ha un fascino decisamente incredibile. Nel 1361, il guerriero Robin d'Aspin, con una compagnia di ventura, conquista il castello di San Martino. Da qui iniziano una serie di scorribande in tutto il Canavese, fino a quando i Savoia, con la forza, lo costrinsero ad uscire dalla nostra terra. Pochi anni dopo, nel 1364, il marchese di Monferrato assolda la compagnia di ventura di un certo Odoardo, detto il Dispensiero di Morte. Un guerriero che era alla guida di una compagnia di oltre 2000 guerrieri inglesi. Il Dispensiero di Morte mette a ferro e fuoco tutto il Canavese, fa molte scorrerie nelle terre dei Guelfi e saccheggia il borgo, distruggendo anche il castello di San Martino. Danneggia tutti i territori fino alle porte di Ivrea, ma dopo poco tempo il castello di San Martino viene completamente ricostruito. Tra il 1384 ed il 1387 le mura del castello, durante il turchinaggio, sono danneggiate, ma vengono subito ricostruite, impedendo così che il castello venga distrutto dai moti popolari. I Bleto di Chalain invia nel 1387 soldati e balestieri savoiardi per difendere il castello forte di San Martino. La difesa del castello di San Martino da parte di Savoia durante il turchinaggio dimostra l'importanza che veniva data a questo centro fortificato a quei tempi. Nel 1543 il castello di San Martino venne conquistato dai francesi con 300 colpi di cannone. Negli anni successivi il castello, liberato dai francesi, ha una guarnigione di 100 armati al comando di Provana. Nel 1552 i francesi conquistano il castello di San Martino e impiccano tutti i soldati della vecchia guarnigione. Nell'inverno di quell'anno, in seguito alla caduta della neve, gran parte della guarnigione venne inviata a Torino. Ma il grande comandante Don Ferrante Gonzaga, comandante degli spagnoli, venuto a conoscenza che il forte era parzialmente sguarnito, lo attacca e dopo tre giorni di fuoco di artiglieria il castello venne conquistato. Il castello forte di San Martino venne quindi distrutto. Cala così il sipario della storia in questo luogo. E qui finisce questo video. Grazie per la visione.